Bentornati su Fair Play. L'Italia gioca la sua ultima amichevole pre-mondiale contro il Marocco allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e la partita finisce 0-0. Nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol, nonostante entrambe creano moltissime occasioni per tutti i 90 minuti, ma i due attacchi non riescono appunto a mettere la palla in fondo alle reti avversarie. Finisce quindi 0-0. Da segnalare il debutto in nazionale maggiore sia per Emma Severini della Fiorentina, partita come titolare, sia di Giulia Dragoni del Barcellona, che è andata nel secondo tempo a sostituire proprio Emma Severini. L'Italia quindi finisce qui la sua preparazione vera e propria per il mondiale che si giocherà dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda. In particolare l'Italia è stata inserita nel sorteggio nel gruppo G, insieme alla Svezia, all'Argentina e al Sudafrica. Anche il Marocco parteciperà al mondiale, ma nel gruppo H, contro la Corea del Sud, la Germania e la Colombia. Per quanto riguarda le partite della nostra nazionale, l'Italia debutterà il 24 luglio alle ore 8 italiane, sfidando l'Argentina ad Auckland, all'Eden Park. Il 29 di luglio invece a Wellington, quindi al Regional Stadium, alle ore 9.30 italiane, le azzurre sfideranno la Svezia. Il 2 agosto invece, sempre a Wellington, sempre al Regional Stadium, alle ore 9 di mattina italiane, ci sarà la partita contro il Sudafrica. Queste le tre gare che l'Italia giocherà sicuramente per il girone G. Nel caso l'Italia dovesse arrivare o prima o seconda nel girone, avanzerà agli ottavi di finale. In caso di vittoria, allora si andrà ai quarti, quindi eventualmente alle semifinali. Chi perde le semifinali giocherà il terzo e quarto posto, mentre chi vincerà le semifinali si giocherà la coppa nella finale del 20 agosto a Sydney, in Australia. Per adesso quindi è tutto, noi aspettiamo la convocazione delle 23 azzurre che Milena Bertolini porterà con sé in Oceania e ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.